Dandero, dandero da. Caldo e la fame assai. Vago in parrocchia, chissà. Un'altra battaglia, giornata campale. Il Grest ormai sta per iniziare. Un'altra battaglia, giornata campale. Il Grest ormai sta per iniziare. Nuova puntata del nostro viaggio attraverso i Grest delle diocesi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Siamo sempre a Treviso, in provincia di Treviso, però ci siamo spostati di diocesi, infatti qua è la diocesi di Vittorio Veneto e siamo esattamente nella parrocchia di Camino di Oderzo. Più di 100 ragazzi sono iscritti a questo Grest, una cinquantina tra animatori e genitori cercano di guidare un po' le loro giornate in questa calda estate 2011. Il Grest di Camino di Oderzo inizia rigorosamente con l'inno del Grest. Penso la vita che corre, scatta e corre, più sogno sì, tiro e ritiro, discendo e ritorno, troppe le cose da fare qui, corri qua, senza sosta, vai di là. Camino di Oderzo, nel loro Grest, sono gli abbracci gratuiti, ovvero gli animatori accolgono i ragazzi che arrivano abbracciandoli, come fa Marina. Allora, visto che si chiama Chiara questa bambina, andiamo subito da lei. Intanto ti piace venire al Grest? Sì. E cosa fate qua tutto il pomeriggio? Per farci fare delle cose, ci fanno fare o i giochi in prime ore oppure i laboratori. Ci spostiamo invece con un gruppo dei gialli e siamo con? Diletta. Allora Diletta, tu quali laboratori invece hai scelto? Sembra lo stesso della Chiara, sì, solo che però io invece degli stencil ci ho attaccato delle specie di perline rose. Ah, si poteva fare anche di fantasia, quindi. Senti, ti piace venire al Grest? Sì. E cosa ti piace di più? Mi piace fare i giochi che sono molto creativi e così. Un'altra bambina, perché le bambine sono meno timide. Lucrezia, tu perché vieni al Grest? Per stare con i miei amici e per giocare, poi anche per fare i laboratori. Ecco, anche a te chiedo, insomma, quale laboratorio stai facendo, anche tu lo stencil? No, ho iniziato il fiorellino e abbiamo scritto il nostro nome, è un laboratorio, cioè, formi un fiore. Con le perline? Sì, no. Con cosa? Con cartoni. Ah, ok. E poi ci scrivi il nome? Sì. A quanto pare i maschi non si possono disturbare perché c'è una mega sfida di calcetto. Ai Grest ci sono gli animatori, che sono i ragazzi, ci sono i genitori spesso, ma qui a Camino di Oderzo c'è un nonno, Nonno Santo. Santo, sì. E cosa fai qua, Nonno Santo? Beh, io controllo
controllo un po' tutto, io non ho lavori specifici, quello di controllare tutti, piccoli se scappa qualcuno, i grandi se fanno bene, tutte cose così. Quindi sono tutti nipotini tuoi questi? Ecco sì, tutti mi chiamano nonno santo. Ma è il primo anno o è da un po' di anni? No, è 5 anni che sono qua, sì, sì. E dopo l'inno del Grest che abbiamo sentito cantare con tanto entusiasmo da tutti i ragazzi e gli animatori, non poteva che starci giustamente un bounce. Welcome to the dance world, the world. And the winning is... Ma è ovvio! Chi è se stesso sale sul palco e comincia a ballare! Gli animatori di Camino di Oderzo hanno scelto una storia diversa da DJ, un ritmo per cambiare. Hanno scelto la storia Overi scelte a colori, che è tratta dall'attività di una cooperativa padovana che si chiama Ora Giovani. Vediamone qualche passaggio. Siamo arrivati, forza! Vedo già di voi che ci aspetta. Questa volta non la passiamo. Oh, guarda un po' che si rivede! Ma lo sapete che ora è? Mi sembra che non erano questi qua. Andate a chiamare gli altri che la cena è pronta, che adesso facciamo i conti. Zio, aspetta. Cosa c'è? In realtà non possiamo neanche chiamare gli altri. Non sappiamo neanche dove sono. Come non sapete dove sono? Ma scherziamo? Non dovevano essere con voi al fiume? No, noi siamo andati via con i ragazzi di Overi verso il bosco. Poi noi tre siamo andati a cercare uno scoiattolo, quando siamo tornati gli altri non c'erano più. Ma sì, Dio, tranquillo, che torneranno subito. Ma tranquillo cosa? Voi non dovevate fare così, mi avete deluso. Adesso venite dentro che è pronta la cena. Vediamo, Stefano. E gli altri dopo faranno i conti con me. Overi scelte a colori e quindi la storia di cui abbiamo visto un passaggio di scenetta. Allora io vado da Christian, che è uno degli attori, per chiedergli un po' il riassunto velocissimo di questa storia. Allora, Overi è una storia che narra di questi cinque amici che vanno in Irlanda insieme ai suoi zii per ristrutturare la casa e incontrano delle persone che faranno in modo che cambierà la loro storia, insomma. Incontreranno prima degli amici che sarebbero praticamente gli alter ego dei ragazzi, insomma, quelli che devono andare, e poi conosceranno, anche oggi che abbiamo fatto, conosceranno Nero e Caffè, che sono i due gatti che li aiuteranno a uscire dai guai, insomma. E vi siete preparati un sacco per questa scenetta, abbiamo visto insomma che avete tutti i dialoghi a memoria, quindi non è facile. Sì, infatti è da anche più di una settimana che proviamo, abbiamo iniziato anche prima del Grest per incontrarci sempre per provare le varie scenette, anche sempre prima la mattina ci incontriamo qua noi animatori per provare le varie scenette. Tu sei Nero o Caffè? Io sono Caffè, e lui è Nero. Io sono Nero, sì. Continuiamo un po' la chiacchierata con gli animatori di Camino di Oderzo. Silvia, cosa significa anche per voi passare un'estate con questi ragazzi quando insomma potreste fare anche altro, no? Andare al mare, andare in montagna, invece spendete il vostro tempo qui. Beh, per quello che posso ricordarmi io, sinceramente sono stata più animatrice che animata, perché il Grest è iniziato 10 anni fa, quindi io ormai già ero grande, diciamo. Per cui è una bellissima esperienza. Io ho fatto anche dei centri estivi a pagamento, e mentre qui siamo tutti volontari è una cosa diversa, perché comunque si fa con uno spirito diverso. Questo una persona lo fa con la gratuità di farlo per vedere soddisfatti i bambini, insomma, mentre lì lo si prende di più come un lavoro, di conseguenza è una visione diversa comunque del lavoro dell'animatore, ecco. Siamo con Don Dennis, che è diacono sia a Camino che a Fratta insieme a Don Pierino. E allora gli chiediamo subito, Don Dennis, cosa rappresenta il Grest per una parrocchia d'estate? Il Grest per una parrocchia d'estate rappresenta anzitutto un motivo di comunione, di incontro fra tutti i ragazzi dei paesi della parrocchia. Ma non solo, un incontro anche e soprattutto col Signore Gesù, perché possono divenire promotori di comunione
all'interno del loro paese con i propri coetanei e all'interno delle proprie famiglie, perché aumenti la pace nel mondo e nel luogo dove sono chiamati a vivere. E dopo tutta questa bella accoglienza che abbiamo visto a Camino di Oderzo, naturalmente iniziano i laboratori e noi ne abbiamo scelti alcuni, per esempio quello di cucina. Allora abbiamo qui la capo chef Ida, e voi siete delle mamme che avete scelto di preparare ogni giorno la merenda e fare anche un laboratorio. Certo. E quindi come funziona? Funziona che noi veniamo qui, prepariamo un po' le cose e poi aiutiamo i ragazzi a continuare il lavoro che noi facciamo, così loro si sentono protagonisti delle loro merende. Per esempio oggi cosa si stai facendo fare ai bambini? Loro l'altro giorno hanno fatto i biscotti, li hanno fatti con gli stampini, li abbiamo cotti, adesso loro li riempiono con la marmellata, ci mettono sopra la glassa e ci mettono gli zuccherini colorati sopra, così loro li vedono belli colorati e poi se li mangiano. Ecco, anche perché sono abituati a mangiare i bambini, ma magari non sanno cosa sta dietro la preparazione, no? Sì, li sono fatti loro i biscotti e adesso li finiscono. Però vado anche delle pizze, vedo dei bignè. Invece li abbiamo fatte noi, perché con i bambini è difficile far fare pizze. Siccome la pizza è una cosa che piace molto, allora noi abbiamo preparato le pizze. La peste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, e salza un vento tiepido d'amore, di vero amore. E insomma abbiamo capito, penso l'abbiate capito anche voi da casa o chi ci ascolta su Blu Radio, che siamo nel laboratorio di musica. E allora come funziona questo laboratorio? Lo chiediamo a te che sei un po' la voce. Allora, intanto qui ci siamo sia animatori che ragazzi e facciamo un laboratorio tutti insieme. Io per esempio canto, poi c'è la pianola, c'è la batteria, ci sono le chitarre, la chitarra elettrica, il basso, insomma vari strumenti. Poi c'è Andrea che insomma è il nostro direttore, questo in sostanza. Ma e ci sarà un vero e proprio spettacolo poi? Alla fine sì, il giorno in cui faremo la messa a Fratta e tutto quanto, insomma faremo anche queste canzoni, ce ne sono altre 4 e insomma... Cantate, suonate ovviamente. Certo. La particolarità di Camino di Oderzo, dal quale arriviamo, è che fa unità pastorale anche con Fratta di Oderzo. Infatti Don Pierino è parroco di entrambe le frazioni e allora siamo venuti a curiosare anche qui a Fratta. E qui a Fratta troviamo anche Don Pierino Bortolini, che è parroco di entrambe le frazioni, questa unità pastorale Camino e Fratta. E insomma, Don Pierino, è una cosa importante anche far incontrare queste due crest. È importantissimo, anche perché saremo sempre meno come sacerdoti, bisognerà imparare a lavorare sempre di più insieme. E io devo dire la verità, che sono anche fortunato, perché hanno risposto molto bene a questo lavorare insieme, e allora diventa tutto più facile. Siamo giunti anche al termine di questa puntata, ma il nostro viaggio naturalmente continuerà domani e andremo a scoprire altri Grest. Ma oggi qui da Camino e Fratta di Oderzo è davvero tutto. Cari amici di Telechiara e di Blu Radio Veneto, però il saluto ce lo danno proprio i ragazzi di Fratta. Ciao! Dandero, dende, dende, den, dandero da. Caldo e la fame assai, vago in parrocchia chissà. Un'altra battaglia, giornata campale, il Grest ormai sta per iniziare. Un'altra battaglia, giornata campale, il Grest ormai sta per iniziare.